Buongiorno ragazzi, scusate naturalmente come sempre per le mie condizioni, mi sono solo data una pettinata, adesso devo finire di vestirmi perché sono ancora in pigiama, farò il letto dopo e sistemerò casa dopo perché ora assolutamente dobbiamo uscire. Domani infatti avremo ospiti a casa, essendo 1º maggio e qui da me è festa patronale, quindi verranno tutti sia i miei suoceri che i miei genitori qui a casa, quindi assolutamente devo andare a comprare alcune cose. Prima me le tolgo dalla lista e meglio è, e poi naturalmente inizierò a sistemare, più che altro un po' pulire e sistemare casa. Corro assolutamente a darmi una sciacquata, a vestirmi. Nonostante la giornata sia davvero bellissima, da ieri sera ha iniziato di nuovo a far freddo, quindi ho pensato per oggi di mettere questo maglioncino non troppo pesante a maniche lunghe, anche con il cappuccio perché ieri a Roma ho beccato la pioggia, dei semplici leggings neri e, essendo questo maglioncino un po' corto, anche una canottierina nera. Sono in fase trucco, oggi volevo utilizzare assolutamente tre nuovi prodotti che ho ricevuto nella ultima My Beauty Box, di cui vi parlerò tra pochissimo. E praticamente sono questo lip gloss Caraia Sweet Elixir, che ha questo colore rosato davvero molto carino, soprattutto per tutti i giorni. E poi voglio provare questa terra di Shaka, che è la terra solare. Ok, a parte l'occhio un po' troppo lacrimante, devo dirvi che questa terra non è un granché, non mi piace moltissimo, per i miei gusti è davvero troppo poco pigmentata. Forse è più adatta, diciamo così, a tutto il viso che per un vero e proprio contouring. Ho applicato anche questo lip gloss che secondo me è davvero molto carino, più che altro molto rimpolpante. Volevo farvi vedere prima di andare che applicherò anche questo profumo qui, che è della Natures, si chiama Neroli alla pesca, è un eau de toilette e ragazze è qualcosa di buonissimo. Come vi dicevo, oltre ai famosi tre prodotti che ho usato per il make-up, ossia il lip gloss di Caraia, la terra di Shaka che come sapete è un nì, e questo profumo naturalmente di Natures, che ha anche un buon inci, che approfitto per farvi vedere bene perché vedete è la versione roll-on, è buonissimo, fruttato. L'unica cosa che, ecco, secondo me, essendo un roll-on, tende un po' meno a sentirsi, cioè nel senso scompare più facilmente. Altri prodotti che ho trovato nella box sono poi questo Food Spring Shape Shake, che è un preparato per delle bevande proteiche, penso alla banana. Ah, ecco, il nome della box di questo mese, che è quella di aprile, si chiama Secret Garden. Di Elan ho trovato questo shampoo crema modellante antistatico al burro di mango e proteine di frumento della linea Capel Venere. Non vedo l'ora di provarlo, anche perché con questa linea Capel Venere mi sono sempre trovata molto bene e soprattutto, cioè ragazze, ha degli ingredienti fantastici. Ho trovato di Acquolina il Vivi Natura bagno doccia senza parabeni e senza petrolati. Purtroppo questo non ha proprio un buon inci, in quanto non si vede bene ma contiene PEG. E infine sono contentissima di aver trovato questo Invisibubble perché li adoro. Io avevo già due Invisibubble bianchi e due rossi e devo dirvi che mi sono piaciuti tantissimo e li utilizzo tanto, soprattutto quando ho i capelli lunghi, perché ho notato che, a differenza degli elastici normali, questi non me li fanno spettare. Stamattina, appena mi sono alzata, ho anche messo a caricare, come vedete, il mio nuovo amico Arturo, come lo chiamo io, che è una sorta di, diciamo, pulitore, ecco, per i pavimenti. L'ho preso su Gearbest, in quanto mi hanno dato un budget, e tra gli altri prodotti ho deciso di provare questo. Lo sto trovando abbastanza bene, non è un granché come tantissimi famosi, diciamo, pulitori per pavimenti, però ecco, non è male, ha una carica e come vedete funziona USB. Dopo una mezz'oretta già tende a scaricarsi, quindi ho trovato un metodo efficace per pulire tutta la casa. Praticamente lo metto in una stanza, ad esempio in questa stanza, per tutta oggi, fino a quando non si scarica, e ho notato che riesce a pulirla tutta.
Domani, il giorno successivo, vado in questa, lo metto dentro e poi via discorrendo per tutta la casa. In questo modo, più o meno in 7 giorni, riesce a pulirmi bene il pavimento. Sono molto soddisfatta, andatelo a vedere, vi lascio poi il link per acquistarlo nell'info box o solo per vedere qualche informazione sul prodotto, perché ha un prezzo bassissimo, tipo 20 dollari. Ho notato che è molto efficace soprattutto sui capelli, e ecco in bagno, così è ottimo perché riesce proprio a eliminare tutti i capelli che ci sono a terra. Approfitto anche per farvi vedere la scatola e praticamente la marca dovrebbe essere Smart Home Clean Robot. Finalmente sono riuscita a uscire di casa, più che altro ho finito di sistemare i capelli e come prima tappa assolutamente dobbiamo passare in banca, dopo penso Lidl e poi vediamo. Sono appena arrivata a Lidl, come vedete dai carrelli, e sto cercando di utilizzare questo coso che mi ha regalato il patatone, che non so gli hanno regalato da Lidl, perché come sapete lui lavora lì, per prendere il carrello. Ma boh, non riesco adesso. Vediamo un attimo se no metto come tutti i comuni mortali il soldino. Ok, sono riuscita con questi carrelli e non con questi altri di qua, non so perché. Comunque possiamo andare. Normalmente quando vengo da Lidl non prendo mai il carrello, sono sincera, però stavolta ho veramente un bel po' di cose da prendere. Allora, qui cioè, ho trovato praticamente tantissime cose nuove. Questa è la famosa Tropical Summer che esce ogni volta a maggio. Ma per prima cosa volevo parlarvi di questa linea qui, di cui adesso penso che acquisterò alcuni prodotti perché stavo, vedete, proprio guardando che hanno un inci molto buono. Ho appena finito di mangiare, devo giusto lavare, vedete ancora la padella e la pentola. Oggi praticamente abbiamo fatto della pasta ripiena, tipo tortelloni della Lidl, della Deluxe, buonissima. Erano, mi sarei mangiati tutti, erano buonissimi. E oggi praticamente, quando sono tornata, vi faccio vedere. Per fortuna c'era papà a casa e mi ha preso tutto. Mi sono arrivati praticamente dei pacchettini. Allora, da Mercy Andy, dentro tutta questa carta, ho trovato una nuova crema mani. Questa praticamente è la Mercy Andy e Lon Sunshine Love e Hand Cream, appunto una crema mani. Ha un inci abbastanza buono, però ragazzi, l'unica cosa che contiene qualche peg. La confezione, come vedete, è questa piccolina, quindi ottima anche da portare dietro, in borsa, eccetera, in quanto contiene 30 ml. Il profumo è buonissimo. Lo sento per lo più dolce, ma non troppo intenso, e ecco, non vedo l'ora di provarla. E invece dalla Lalab ho praticamente trovato in primis questa box che contiene 70 foto formato vintage. Anche la box è davvero molto molto carina e all'interno ho fatto stampare alcune foto del mio matrimonio. E poi ho trovato anche quest'altra confezione che apriamo insieme. Qui praticamente ci sono ben 30 foto. Vedete, formato 10x10, e proprio la qualità è ottima. Eccomi finalmente, mi sono un po' riposata, ho sistemato un po' casa e volevo un attimo parlarvi di questa nuova linea Sienne. Io mi sono stampata un foglio, così almeno posso dirvi un po' tutti i prodotti che ho trovato, anche per essere più precisa. Per prima cosa questa è una linea per lo più body care, quindi dedicata per lo più alla cura del corpo. Come primo prodotto ho trovato il Refreshing Shower Peeling con caffeina e proteine. Allora, devo dirvi che ho visto gli ingredienti di questo shower peeling che contiene 200 ml di prodotto e ha un POW di 12 mesi e devo dirvi che comunque non è affatto male, nel senso che non contiene né dimeticone, né parabeni, né paraffina, eccetera. Però ragazze non ha proprio un buon inci, in quanto ho notato il sodio lauret sulfate in alta posizione. Per questo ho deciso di non acquistarlo. Però comunque ragazze, essendo un peeling corpo che magari può essere utilizzato anche come bagnoschiuma, quindi un prodotto a risciacquo, secondo me va più che bene. Ho deciso di acquistare poi il Décolleté Booster Cream Gel, ossia
sia questo prodotto qui che contiene 150 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. È a base di caffeina, peptidi, push-up. Naturalmente è un prodotto adatto per lo più per il décolleté e per il seno. Ha un inci fatto davvero molto bene, secondo me fra tutti insieme all'olio corpo di cui parleremo dopo è uno dei prodotti con inci migliore. All'interno si presenta in questo modo, deve essere stesa naturalmente a pelle asciutta e con movimenti circolari sul seno. Io ragazze ho deciso di acquistare questo prodotto, però sono sincera, per ora non posso usarlo perché contiene in alta percentuale caffeina, che comunque è un ottimo ingrediente, molto tonificante soprattutto per il corpo. Però ragazze sono in un momento un po' particolare e meglio che evito appunto la caffeina. Devo dirvi che se cercate un rassodante per il seno, ma secondo me anche per il corpo non è male. Naturalmente, ragazze, appena riuscirò a testarlo, vi farò sapere come mi sono trovata. Passiamo poi all'anticellulite body lotion, anche questa a base di caffeina, contiene 150 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. Come packaging assomiglia moltissimo a questo del Buster Cream Gel. Questo è un vero e proprio body lotion, ossia una crema per il corpo. Purtroppo, dirvi che è l'unico prodotto di questa collezione Sien a non avere un buon inci in quanto contiene dimeticone. L'ultimo prodotto di cui poi vado a parlarvi è il Firming Body Oil. Questo prodotto non contiene caffeina. Ho deciso comunque di non acquistarlo perché ho notato che è identico, ma proprio identico, a un altro body oil che già posseggo. Il Firming Body Oil di questa collezione Sien, come vi dicevo, è identico a questo della collezione Tropical Summer che mi sembra uscita lo scorso anno. Contiene anche questa 150 ml di prodotto, come il Firming Body Oil della nuova collezione Sien. Ha anche gli stessi identici ingredienti, sono proprio ugualissimi. E ragazze, secondo me è uno dei prodotti con inci migliore di tutta questa collezione. Vi consiglio assolutamente questo olio corpo perché comunque vedendo gli ingredienti ho notato che sono davvero molto rassodanti. Tutti questi prodotti hanno più o meno un prezzo inferiore a 3 euro, la maggior parte anche meno di 2 euro e sinceramente non mi aspettavo avessero un inci così buono e degli ingredienti fatti così bene. Per questo ragazzi, oltre il body lotion che comunque non ha assolutamente un buon inci, consiglio se riuscite di provare tutti gli altri prodotti e naturalmente di farmi sapere se vi siete trovate bene o meno. Come avete visto dalle clip precedenti, ho trovato anche inaspettatamente, perché comunque siamo agli inizi di maggio, già la collezione Tropical Summer e sono contentissima perché comunque è una delle mie collezioni preferite. Penso, fatemi sapere se per voi è una buona idea, di farvi un video su tutta la Tropical Summer per l'edizione 2019, in modo che insomma anche voi potete avere un parere, perché comunque in questo anno ho provato tutti i prodotti acquistati negli anni precedenti e penso di avere un'idea imprecisa un po' su tutti i prodotti. Ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!